Bentrovati cari buongustai a casa tua, identità, gusto e benessere è sempre qui. Presso Alien dal Cucire Industria Arredamenti ci troviamo a Maida, vicinissimi dall'uscita autostradale per la Mezza Terme Catanzaro. Guardate che in mano, lo so già, avete già visto che cosa ho in mano. Eh sì, identità oggi tantissima con la sardella. La sardella è anche un'altra bella chicca che sono le alici pepate col pepe rosso. Quindi dove ci troviamo posizionati? Nel bellissimo, suggestivo, unico mare di Ciro Marina. La sardella è ovvio anche un ottimo prodotto che viene lavorato anche a Torretta di Cucoli. Comunque siamo proprio in quello specifico territorio della provincia di Crotone. Finocchietto selvatico, peperone rosso, peperoncino rosso in polvere sottilissima. Saluto la mia straordinaria signora che me l'ha fornita, la mamma della mia cara amica Imma Malena. Allora andiamo a noi. Cosa realizzeremo? Guardate ragazzi, è una ricetta non insolita di più, ma sapete che io amo usare con l'identità il gusto e il benessere. Guardate che cosa c'è qui. Ecco, lo mettiamo qui a favore. Ce l'abbiamo, vero? Questi sono dei fichi, ragazzi, e siamo in primavera. Perché? Perché vi voglio dire un modo per conservarli. Li pelate da freschi, li mettete tutti quanti interi in un foglio di carta forno, dopodiché li chiudete nel foglio di carta forno, magari strizzato, così riesce a chiudersi come un fagotto, e li mettete in una bustina per sul gelatore. Dopodiché li mettete in freezer e avrete un prodotto fresco, naturalmente per fare sorbetti, ma anche per declinarlo in sfiziose torte, così come in questo caso. Farina zero, bio, recuperata naturalmente al nostro negozio bio bottega alla Mezza Terme, il tuo bio quotidiano, uova bio. Poi ancora metteremo dei capperi, perché deve essere molto mediterranea del sud la nostra ricetta, del sale rosa, perché dovremo salare il nostro composto. Olio extravergine d'oliva, e non un olio extravergine qualsiasi, ma la nostra azienda agricola olearia carbone, e della rucola sempre bio fresca. Lievito per torte salate. Andiamo ragazzi, andiamo, perché io mi devo spostare, mi sposto e andiamo qui subito. Ci attende il nostro sbattitore, il nostro setaccino per la farina, ma come prassi vuole, noi utilizzeremo prima le nostre uova. Ecco qua, mettiamo prima i liquidi, come si fa per le nostre torte dolci. E voilà. Ecco, abbiamo partecipato poi tra l'altro da poco, consentitemi, mentre io realizzo questa torta, vi voglio far vedere tutte le aziende che ho avuto il piacere di presentare, e quindi di anche avviare le degustazioni presso l'edizione Cibus 2018 a Parma per conto della Regione Calabria. Quindi ringrazio chi mi ha selezionata per raccontare e promuovere queste 45 aziende agroalimentari calabresi. Le inviteremo una via l'altra qui a raccontarci dei loro prodotti e realizzeremo insieme a loro delle straordinarie ricette. Intanto guardate le foto un po' di tutti i set, o più o meno di tutti i set, e le facce di questi produttori che vedrete qui prestissimo. Allora andiamo a mettere adesso, proprio adesso, un pizzico di sale, poi il lievito lo metteremo alla fine. Olio generoso, perché? Perché ci sarà un bel quantitativo di farina all'interno, e sia la sardella che le alici sono abbastanza asciutte, perché sono state conservate per tanto tempo sotto sale prima, e poi disidratate con il peperoncino rosso, la polvere di peperoncino rosso. Andiamo, va?
Ecco che allora avrà assunto a un certo punto le sembianze di una pasta frolla, ma poi ovviamente il composto vedrà l'aggiunta di questo fico fresco. Ci sarà sicuramente una parte che rimarrà più liquida, che tenderà a lasciare questa melassa di fichi, e l'altra parte invece che rimarrà integra, e poi andremo a guarnire magari nella parte soprastante quando lo metteremo in tortiera. L'andate a massaggiare, quindi a reidratare, ecco perché all'inizio sarà molto asciutta, perché poi arriveranno i fichi freschi, tutta insomma la quantità di acqua e di zucchero dei fichi freschi, che andranno di nuovo a reidratare l'impasto. È il momento, questo è rosso, è piccante. Andiamo, prendiamo la nostra sardella. Guardate, dirvi che come mi è venuta in mente questa ricetta non lo so neanche io. È ovvio che cerco di mettere insieme la Calabria in una ricetta anche insolita, però un piccante, un dolce, un agrodolce, perché poi ci saranno pure i capperi che hanno questa tendenza comunque amara ma allo stesso tempo acida, perché li ho scelti non salati ma sott'aceto. Quindi meraviglia, buffet, potete realizzare una torta, insomma comunque una ciambella da mettere centro tavola, potete fare delle belle fette e poi servirle anche con delle belle knell, magari di ricotta, magari di pecora, che meglio. Guardate qui che spettacolo, delizia. Allora, le ricette, sapete, le troverete prestissimo intanto sul nuovo blog annaloi.it. Lì troverete a breve davvero tutto, perché stiamo facendo un restyling completo, però è sempre disponibile, subito disponibile appena dopo in onda in TV sul canale YouTube A Casa Tua TV. Troverete questa che si chiamerà ciambella con sardella e fichi freschi di Calabria. A proposito di prodotti e di promozione, vi parlavo del Cibus, abbiamo salutato tutte le aziende, ma vi voglio anche ricordare che gli Show It, che ho curato io ovviamente con la mia direzione artistica, si sono alternati a degli Show Cooking invece di due straordinarie persone che stimo tantissimo. Lui è Francesco Saliceti, proprietario e gestore di Degusteria Magnatum, della Degusteria Magnatum di Longobardi, in provincia di Cosenza. Andate, perché lì c'è il mondo selezionato da lui, sapiente ricercatore di prodotti. E la straordinaria Lady Chef, colei la quale cucina ricette identitarie, che è Giovanna Martire. Hanno realizzato diversi show cooking con, in alternanza, i ormai celebri personaggi del Club Papillon, e quindi collaboratori, insomma, comunque figure dell'enogastronomia molto molto in auge, diretti da Paolo Massobrio, che salutiamo e aspettiamo presto in Calabria. Ok, ci siamo, andiamo ad imburrare lo stampo, il forno preriscaldatelo a 180 gradi in modalità statica, non perdetevi nulla, vi raccomando, alla fine vi darò la ricetta, quella sul tagliere. Avete visto che impasto pazzesco? Il profumo dei fichi di questo impasto vi lascerà davvero sorpresi. Allora, abbiamo aggiunto quindi la nostra sardella, poi i nostri capperi e poi abbiamo sfilettato le nostre alici cupipe, cupipe russo, che lì ci ricordano tanto bene i nostri cari cirotani di utilizzare. È utilizzato tantissimo, quindi ci vuole un peperoncino intanto prodotto e poi di ottima qualità, in Calabria rigorosamente. Andiamo adesso ad inserire il nostro lievito per torte salate. Io vi dico subito, questa è una chicca da provare soprattutto e da sfoggiare in occasione dell'arrivo magari di qualche amico, che in quel caso è turista, che viene per visitare la Calabria e che magari ha il desiderio di assaggiare più cose
messa insieme a magari poco tempo. Una ricetta può regalare anche un tour virtuale attraverso percorrendo dei posti che difficilmente fisicamente si possono raggiungere, perlomeno a breve tempo. Qualora voi non aveste la possibilità di realizzarla a casa, o perché il vostro forno si è rotto, o perché magari non avete tempo alcuno, anche se questa si realizza davvero in un batter d'occhio, potete andare direttamente all'Artist du Pain in Viale Sonzo Catanzaro o a Catanzaro Lido. Lì troverete tutte le specialità di rosticceria, di pane, quindi panificati, dessert, dolci secchi, dolci freschi, di tutto e di più. I nostri amici Muleo, insieme al team, allo staff meraviglioso, super sorridente, sempre disponibile, vi sapranno suggerire qualcosa che magari si avvicini, o perché potete richiederla proprio su misura, dite la ricetta di Anna e loro realizzano su misura per voi quello che vi pare. Allora, andiamo, andiamo nello stampo, non abbiamo dimenticato nulla, dobbiamo solo avvicinare, ecco, i nostri protagonisti, perché poi alla fine i protagonisti finali, in realtà, se non sprofondano nel forno è meglio, dovremmo infarinarli i fichi, ma non mi va questa cosa, non la gradisco molto. Guardate, la consistenza deve essere appunto quella di una torta rustica. Ecco, un po' tra pane, giriamo. Un po' tra pane e un po' tra frolla, pasta pane, pasta frolla, ok. Ecco qua, che colore meraviglioso, ci ricorda quello delle bacche fresche di goji che tra poco verranno fuori alla grandissima, ma con i coralli rossi stanno per arrivare, super nutraceutici del goji italiano, ma nel frattempo noi abbiamo pensato bene di realizzare composta e confettura in modo da averla sempre disponibile, aggiungerla in questo caso al posto magari della sardella per rendere nutraceutica la vostra specialità, possiamo aggiungere la confettura o la composta di bacche fresche di goji italiano bio e lì con una fetta vi assicurerete una quantità di antiossidanti che solo con un cestino di frutta e di verdura riuscireste a garantirvi. Allora, tutto bio abbiamo detto, i fichi, permettetemi, anche voi di Biobottega, sono stati raccolti da mio padre quest'estate nel nostro orto. Ecco, facciamo vedere che è un fico. Voilà. In forno. Dipende dal vostro forno, questo qui che mi ha dato in dotazione Alien Dark Cucine, devo dire che mi soddisfa tantissimo. E mezz'ora di forno ce la dovremmo fare. Sia calda che fredda è una torta molto molto versatile e poi vi raccomando, cosa importante, il racconto che fate di questa ricetta. Il racconto, dovete farli proprio, renderli protagonisti di un territorio che difficilmente potrebbero percorrere, ma voi avete avuto la lungimiranza di farglielo vivere appunto solo attraverso la degustazione di un piatto. Questa è la missione di A Casa Tua, identità, gusto e benessere. Voilà, ultimiamo così, andiamocene in forno e poi quel che rimane da dirci ce lo diremo appena sarà qui sfornata, fragrante e super identitaria la nostra torta. Entusiasmo totale, cari buongustai, che profumo! Non si capisce di cosa in prevalenza, se di fichi, se di alici o se di sardella. Beh, c'è di tutto, davvero di tutto. Allora, munitevi, vi voglio dire che io l'avrei messa, non volevo proprio darvi
tanta innovazione in questa ricetta, però avrei messo la menta spezzettata all'interno. Provate, i più audaci che hanno già una familiarità con l'alternanza di questi gusti, provate a inserirla all'interno. Io invece vi consiglio o di servirla servire una fetta con una ricotta, come vi dicevo prima, lavorata delle knel con questa mentuccia tagliuzzata all'interno, oppure proprio di adagiarne una fogliolina su ogni fetta. Andiamo a mettere la nostra rucolina. Guardate, è un po' calda ancora, ok? Voi mi consentite di prendermi il tempo di farla raffreddare bene bene, quindi la metteremo con tutto lo stampo qui sull'alzatina che mi ha regalato la mia carissima amica super Kate, come la chiamo io, che la saluto, grande protagonista di A Casa Tua delle prime puntate, Caterina Ranco. Ciao tesoro, speriamo di rivederci presto. Intanto io utilizzo le alzatine che tu mi hai regalato per condividere questa nostra passione in comune. Ma guardate che la cucina tiene in piedi tutti i rapporti, tutti, genitori figli, moglie e marito, conviventi e anche le amicizie nel tempo. Quindi se volete tenervi caro qualcuno, fatelo mangiare bene. E voilà, profumo di pane, di pane aromatizzato, farcito. La mettiamo qui, stand innovation alla nostra Calabria, stand innovation alla nostra Calabria. Ricordatevi di associare, di abbinare a questa ottima torta, anzi ciambella con sardella, un ottimo vino delle nostre cantine che rappresentano la DOC calabrese, quindi Francesco Malena. Guardate un po', fate un bel giro, un bel tour nell'enoteca, che saluto con l'occasione la nostra Maria Grazia che vi aspetta in enoteca, in Viale Magna Grecia si trova l'enoteca a Catanzaro di Cantina Francesco Malena, oppure andate direttamente in azienda sulla strada principale, quindi a Cirò. Allora, cosa dirvi? Di concludere, oltre che con ottimo vino, anche con un caffè dolce amaro, purché sia Cannizzaro. Andremo presto in sede, in azienda, da Caffè Cannizzaro e troveremo lì dei grandi suggerimenti anche sul caffè in generale, su come realizzarlo alla moca, oppure per gli esperti del settore vedremo insieme al nostro grande Carmine, una figura di riferimento, vi insegnerà l'arte di fare un ottimo caffè sempre con le cialde, che siano aroma intensa, che sia miscela bar o decaffeinato, vi garantiamo questo grande successo. E poi concludete sempre con un distillato di distillerie Caffo, Borsci San Marzano, Amaro del Capo, Grappe, chi più ne ha più ne mette. Accompagnate sempre, ma dico sempre, i vostri pasti con dell'ottima acqua Calabria pura che sgorga a Montecovello, l'abbiamo, la Fonte della Madonnina, e quindi grazie ancora per essere con noi anche in questa ottava edizione di A Casa Tua. Grazie a tutti, vi aspetto dopo la pubblicità, a tra poco. E rieccovi cari buongustai, A Casa Tua Identità, Gusto e Benessere ritorna con il mio amatissimo stocco, filetto di stocco, guardate, anche in borsa, nella vostra borsetta, firmatissima, super lussuosa, potete inserirlo all'interno perché con questo sistema HPP ad alta pressione è super igienico e poi è a lunga conservazione, per cui una volta acquistato può rimanere nel vostro frigorifero per
40 giorni. Allora andiamo e mettiamolo un attimo da parte. In pole position il nostro stoccafisso, consumatelo, soprattutto le donne in gestazione, abbiamo detto, favorisce la formazione della spina dorsale, e soprattutto per tutti quanti noi 100 grammi di stoccafisso equivalgono a livello nutrizionale a 1 chilo di pesce fresco. Ingredienti di grande abbinamento, devo dire, anche oggi ci siamo divertiti parecchio. Ingredienti di stagione biologici, quindi scarola bio. Rivolgetevi al vostro punto vendita proprio di riferimento, Bio Bottega, il tuo bio quotidiano alla Mezza Terme in Via del Progresso. Abbiamo delle alicette deliscate, meravigliose, no? L'olio extravergine d'oliva sempre bio, uvetta bio. Olivette, queste sono le nostre olivette della Piana di Gioia Tauro denocciolate, uno spicchietto d'aglio, sempre tutto biologico, inutile dirvi, sale rosa e del pepe nero. Olio extravergine d'oliva, questa volta abbiamo scelto un Coroneichi perché i nostri straordinari esperti di oleare a carbone ci consigliano sempre con i dolci o con il pesce, pensate un po', il nostro Coroneichi, questa cultivar greca che ha trovato un habitat naturale proprio nel nostro ambiente. Allora andiamo ad accendere le nostre padelle. Ma in realtà sapete che mi piace utilizzarne il meno possibile di padelle. Uno, perché dobbiamo fare anche ricette, realizzare ricette con la testa, non solo per mettere insieme gli ingredienti e quindi far sì che il risultato sia un risultato abbastanza buono, che parli di identità, di gusto, di benessere, che non è proprio facile, però nella cucina di casa tua vi aiuteremo a trovare la giusta via, ma anche che vi aiutino ad ottimizzare il vostro tempo, che è sempre ristretto, senza rinunciare ovviamente al gusto, al benessere e all'identità soprattutto. Quindi tanti ingredienti identitari, facciamo riscaldare la padella, mettiamo uno spicchietto di aglio, lo incidiamo. E vi ricordo di togliere sempre l'anima all'interno. A me piace tantissimo questo contatto con gli ingredienti, che mi scarica tutto lo stress accumulato, perché sapete che comunque di chilometri ne facciamo tanti, no? Per recuperare i nostri ingredienti. Cosa faremo quindi? Come soprattutto andrà ad unirsi la nostra scarola allo stoccafisso? Voi potreste intanto di base trifolarla con uno spicchietto d'aglio, adesso aggiungeremo e stempereremo qui all'interno le nostre alici, aggiungeremo l'uvetta strizzata, così faremo insaporire questo soffritto un po' agrodolce, e poi andremo a spezzare con le mani la nostra scarola. Metteremo il coperchio, prima andremo a mettere del sale per favorire la cottura, l'appassimento, soprattutto il rilascio di acqua. Metteremo il coperchio, si appassirà, dopodiché l'andremo probabilmente a frullare e anche le olivette andranno a caratterizzare comunque questo soffritto. Andiamo, mettiamo le nostre alici. I tempi sono veramente risicati, ma questa è una ricetta davvero veloce. Ingredienti pochi e buoni. Via così. Avete visto come con una padella si fa tutto? Eh sì, proprio così. Allora, questo condimento, scarola, acciughe e quant'altro, è anche una bella zuppetta. Allora, intanto io vi consiglierei di sbollentare anche la nostra straordinaria struncatura del pastificio Gioia, una delle specialità del pastificio di Gioia Tauro, e di
semplicemente caratterizzare con qualcosa di croccante, del pane profumato all'aglio ancora alle acciughe ad esempio. Guardate la pasta lunga con questo condimento, ci sta davvero molto molto bene. Allora, il nostro stocco lo abbiamo solo pepato e messo del sale rosa, aromatizzate anche con dello zenzero fresco se vi va. Lo tocchettiamo così, vedete com'è bello succulento. Lo andiamo ad adagiare nel piatto. Guardate, cose che in casa si possono fare con una facilità estrema. Poi ai ristoranti i nostri grandi chef sapranno stupirci anche con impiattamenti degni della loro arte. Ma noi siamo a casa tua, identità, gusto e benessere, e ci accontentiamo di questo. Un filino di olio extravergine d'oliva. Andiamo a caratterizzare ancora con qualche olivetta. Vi ricordiamo le olive a modo deco della Piana di Gioia Tauro. Perché no? Ci sta. E poi, questa è la stagione che apre le porte all'estate e attorno ai nostri, alle nostre case, ai nostri percorsi ci sono un sacco di fiori che meritano anche di essere mangiati, perché anche le proprietà sono bellissime, ma poi di abbellire le vostre, bellissime le proprietà, bellissimi i fiori, scusatemi, ma straordinarie le proprietà, e poi rendono i vostri piatti davvero unici. Cari buongustai, vi attendo qui, la prossima ricetta andate sul nostro sito internet o sul mio portale, ancora meglio il blog acasatua.tv, il canale YouTube. Grazie per l'attenzione e a presto! We'll be right back.